Eccoci di nuovo in diretta qui a Radio Iride. Iniziamo con la nostra trasmissione, ma però prima di iniziare la trasmissione, un attimo solo, perché noi abbiamo da fare una cosa molto importante. Perché ho la trasmissione, caro, prova a sentire se il microfono funziona. Sì, funziona. Caro Giorgio, tu mi insegni che ogni trasmissione ha una sua sigla. Una sua sigla. Anche noi abbiamo la nostra sigla. Assolutamente, sì. Te l'ho preparata. Ah, l'hai preparata tu. Diciamo che non proprio io, ma... Va bene. Qualcuno l'ha preparata. Però. Assolutamente. Allora, è andata alla ricerca di quella sigla famosa di Attenzione. Allora, partiamo con la sigla. Vai. Vediamo un attimo. Sì, è pronta. Via, partiamo con la sigla. È partita anche la nostra rubrica A Tete Quei Due, Mauro e Giorgio in diretta, rigorosamente in diretta da Radio Iride. Chi volesse chiamare, mandare messaggi di fumo, piccioni viaggiatori e ambasciatori, lo può fare al 338 377 5193. Siamo a vostra completa disposizione. Anche chi volesse criticare, noi li accettiamo. O sbaglio, Giorgio? Forse. Come forse? Ah, facciamo come il Movimento 5 Stelle? Sto scherzando. Ah, ecco, le critiche per noi sono... Buongiorno a tutti. Sono intanto, sempre cose gradite. Buongiorno a tutti, perché questa trasmissione... Perché mi dici prima quando ho detto che qua Armando Siri, sei economista Armando Siri, io sono il secondo maestro della storia? Così di brutto mi vuoi introdurre? No, io ero qua dentro, no, perché mi sono fatto un sigaro fuori, no, che mi ha tenuto in dolce compagnia come sempre la mattina. Vizioso! Quando vengo qua a trovarti, no, al sabato mattina. Sì. E quando sono entrato, quando hai detto, hai letto mi pare un articolo o qualcosa, sì, no? Sì. Detto, cioè non ho continuato a leggere. Ti sei incazzato con l'articolo, con te stesso. Sì. E insomma, questo Armando Siri, ricordiamolo, è consulente economico di Matteo Salvini. Sì, signora. Attualmente, oggi, ministro dell'Interno. Un sottosegretario. No, chi? Sì, Siri è un sottosegretario. No, consulente. Ah, consulente. No, è onorevole. È onorevole, certo. Ma è anche consulente economico del mistero lì, come si chiama, sì, Matteo Salvini. E quando tu hai detto no, se questo è un economista, io sono il secondo Einstein, no? Sì, allora, della storia però. Sì, certo. Perché c'è stato uno molto più bravo di me. E ricordando chi era appunto il vero Einstein, cioè Albert Einstein, no? Allora la risata era... La risata era? Talmente spontanea, sì. No, a dire... Se Mauro Biancati è il secondo Einstein, no? Della storia. Allora questo chi è? Il terzo?
Sì, lo so io. Vabbè, dai. Perché dopo Cristo c'è Stani, poi ci sono io, eh. Ah, ci sei tu, Giorgio? Ah, a posto siamo, io sono, allora io vivo dopo ancora. Cioè, mamma mia, quante cazzate devo dire per arrivare primo? Ascolta, Giorgio, prima di partire con la nostra trasmissione, tenete quei due impostata su varie cose, visto che tu hai scritto un quotacento, pensioni. Sì, ho scritto nella mia pagina, non nella mia pagina, nella pagina Facebook di Radio Ilide. Sì. Allora ho postato due righe proprio, sì, in cui stamattina, cioè oggi, sì, Mauro Biolcati e Giorgio Stocco, sì, attenti a quei due, sì, parleranno di, sì, l'argomento, no? Ho detto cosa, sì, parleremo oggi, sì, e allora ho messo, no? Vabbè, a parte un po' l'analisi nei nostri limiti, perché, sì, poi anche noi abbiamo i nostri limiti e, e le nostre verità. Analisi politica attuale, no? Sì. E poi ho messo questi tre punti, ho messo reddito di cittadinanza, yes, ho messo la quota, la famosa quota 100, sì, quindi stiamo parlando di pensioni, sì, poi ho messo quella riforma fiscale che noi siamo portando avanti insieme, che non l'hai fatta come Radio Ilide, perché io voglio essere anche sincero, sì, l'hai fatta te con la tua sindacato di categoria, sì, no? Qua con Fatto, che però Radio Ilide la sta sposando, sì, certo, perché mi pare, io non so se sia giusta o sbagliata, ma che comunque è una proposta per lo minimo di confronto e di discutere. Sì, perché se vogliamo su questo, crescere, deve essere... Su questo vorrei precisare una cosa ai nostri ascoltatori e anche a te, Giorgio, che io, lasciamo perdere l'io fraudiano, ma comunque il discorso che sto analizzando, il DEF, famoso DEF, il documento, sì, economico finanziario, e realizzarlo in base a quella proposta fiscale che ne abbiamo parlato qua a Radio Ilide, che, certo, Radio Ilide, certo, sta portando avanti. E ci sono delle sorprese che nelle prossime puntate porterò, uh-huh, a conoscenza di noi italiani e anche degli ascoltatori. Delle sorprese molto interessanti, perché non porterebbe l'Italia in contrasto con la gerontocrazia finanziaria che sorregge la comunità europea, cioè che sorregge la Commissione europea, compreso la BCE, ma porterebbe invece alle grandi aziende, agli piccoli e medi imprenditori italiani, al popolo stesso, a delle soluzioni innovative che senza costi per il paese Italia, senza costi. Ci sarebbero delle agevolazioni molto importanti e ricreerebbe quell'equilibrio che c'era, sai, prima di iniziare la trasmissione, sai che ti raccontavo del famoso paniere, sì, sì, che c'era con la scala mobile. Il paniere della cosiddetta della spesa. Bravissimo. E dentro quel paniere c'erano le famose nazionali, cioè, scusami se parlo del tabacco, sì, ma è un esempio che, cioè, questo è per fare un esempio banale. C'è il famoso pane comune, i fornai dovevano avere il pane comune in forno, perché se non ce l'avevano e passava la vecchia annonaria e non trovavano il pane comune, mettevano una multa al panettiere. Sì. E cosa succede? Succede che nel paniere c'erano le azzurrine, le esportazioni e le alfa. Sì. Queste sigarette erano poi sigarette del popolo, certo, come la famosa benzina normale, che c'era la benzina normale e la super. La benzina normale aveva un costo che serviva, la benzina normale, per le utilitarie, per la gente, per il, certo, popolo, certo, per la gente, per la famosa 500, la 600, la 850, non so se te la ricordi. Ecco. Perché giustamente anche quel povero Cristo che a suon di sacrifici si è comprato la 500 doveva in qualche modo mantenerla. Certo. Quindi c'erano delle agevolazioni, ma erano state studiate per equilibrare. Allora, chi aveva l'alfa e prendeva la super pagava una quota in più, e questo serviva anche per quelli che avevano la benzina, che, certo, prendevano la benzina normale. Anche perché uno, se aveva la possibilità di prenderci l'alfa, molto probabilmente aveva anche la possibilità di
di far andare la benzina, cioè di far andare la macchina anche con la super. Con la super, no? Cosa succede? Che era rispettoso di quell'articolo 53 del codice, certo, della, certo, nostra Costituzione. Certo. Però prima di partire con la nostra trasmissione vorrei leggerti un articolo che è Caffè di Massimo Gramellini, che è in prima pagina, Corriere della, ecco, Sera. Lasciami proprio 30 secondi. Sì, ma io te ne lascio anche 40. No, non basta 30 secondi, nel senso, quel paniere della spesa, sì, che tu hai citato, e, sì, hai fatto bene anche a tirarlo fuori, perché noi non siamo nostalgici, ma vogliamo... La giustizia sociale. Nella giustizia sociale inquadrare un po' la situazione. Quel paniere della spesa c'hanno dentro tutti i vari bisogni necessari primari per una famiglia cosiddetta, cioè, normale. Prima che aumentasse l'acqua di casa, ne passava di acqua sui punti. Quindi il pane, poi c'era il latte. Poi c'era la quota anche per l'energia elettrica. Certo, certo. Cioè, sì, tutti quei bisogni primari. Primari, perché ovviamente il pane, il latte... che ne la, so, pasta, la pasta, lo zucchero, l'olio, cioè, era tutto calmerato perché appunto, essendo bisogni primari, perché tutti noi dobbiamo, come si dice, mangiare, almeno io non vivo di aria e neanche di amore, no? Sì, lo vivo anche con l'amore. Sì, ma bisogna mangiare però. Sì, però anche bisogna saper mangiare, sì, altrimenti non ha le calorie. E non riesce a far niente se non mangi. No, perché poi fai la fine di quella consigliera dell'Italia dei Valori, sì, che ha comprato il cucco di gomma, certo, mettendolo nelle spese del gruppo dell'Italia dei Valori in regione Liguria. E c'è di mezzo anche Armando Siri, sai, su questa storia. Ma adesso non c'è più il cucco di gomma. No, no, il cucco di gomma l'ha comprato perché magari il fidanzato non mangiava a sufficienza e non poteva fare le prestazioni che deve. Dopo se il suo fidanzato, il suo amoroso, come si dice, non era capace di soddisfare la propria donna. Ma lei si è premunita, sai. È stata preventiva, no? Sì, però l'ha messo in conto il gruppo dei tre valori. Mi pare che è giusto. Sì. No, stavo come l'altro che ha comprato le mutande verdi, sì, le vista. È sparito, mi pare. Sì, Cotta, sì, è sparito. Chiudo questo per dirti, a proposito di cucco di gomma, che a Torino, che poi è la tua città natale, no? No, la mia città natale è Novara. È in provincia di Novara, no, non è Torino. Torino, vabbè, comunque, è la capitale del Piemonte. Comunque piemontese sei, yes. Piemontese e Torino, Torino è la capitale del Piemonte. Sì. E allora sappiamo benissimo che a Torino c'è le bambole. Al negozio di bambole gonfiabili, sì. Sì, 50 euro per mezz'ora. È anche bambolotto però, eh? Sì, sì, 50 euro per mezz'ora. Esatto. Cioè in mezz'ora paghi 50 euro. No, 80 euro. 80 euro? Sì. Cazzo, ho aumentato. È un'ora, io su tutto, eh. Su ste robe? Sì, sai perché. Ma non mi dire che tu ti vai a Torino. No, mi ha informato la nostra amica in comune. La Erika Perucchietti, Ah, sì. Che è di Torino, lei, quindi mi ha informato. Ah, 80 euro. 80 euro all'ora. 80 euro all'ora. No, di mezz'ora, scusa. Ah, di mezz'ora. 100 euro di un'ora. Ah, gli fanno le E 180 euro di 2 ore. Porca miseria, uno sconto eccezionale. Cioè, che cazzo fai in 2 ore con una Che ne so io, hai capito? Questo non è un problema mio. Che ne so io. Posso leggere l'articolo? Sì, vai. Scusate, un po' di... Dai, è bello anche ridere. Perché... No, ma questo l'abbiamo fatto in intrattenimento. Intrattenimento. Signore e signori, ecco l'angolo dell'intrattenimento, con i cookie di gomma. Scusate, ma è troppo bella sta cosa, dai, è troppo spontanea. Va bene. Dai. Va bene. Allora, ti leggo questo articolo. Sì. Quando le porte dell'autobus si sono aperte, François ha azionato le ruote della sua carrozzella per montare a bordo. Ma nessuno dei passeggeri si è spostato per fargli spazio. Qualcuno ha brontolato. La maggioranza ha girato lo sguardo altrove. François ha fatto marcia indietro e ha detto al fratello che lo accompagnava: pazienza, prenderemo il prossimo. E gli è successo l'imprevisto. L'autista ha avuto un attacco di follia, cioè di umanità, e ha gridato: capolinea,
scendete tutti. E appena tutti sono scesi, borbottando, come solo i parigini sanno borbottare, ha fatto salire François. Il gesto è sembrato enorme anche a lui. Infatti ha subito chiesto all'autista se la sua sensibilità dipendesse dall'avere qualche persona di handicap in famiglia. L'autista ha risposto che non conosceva nessuno che girasse in carrozzella, ma che un giorno potrebbe capitare a tutti di doverlo fare. Mi chiedo che cosa mi abbia emozionato in questa storia. Non la vendetta verso i passeggeri egoisti e menifreghisti, ma il rifiuto della rassegnazione. Ogni giorno scrollo le spalle davanti a tante ingiustizie, anche per non impazzire. Poi arriva uno che le spalle non le scrolla, uno che fa: da quando François ha reso pubblica la vicenda, l'autista è l'uomo più ricercato di Parigi. Lo vogliono le TV per intervistarlo, il sindaco per premiarlo, ma lui per ora preferisce rimanere anonimo. Spero che resista. Certi gesti acquistano più forza quando a compierli è un cuore senza volto. Perché ho letto questo articolo, Giorgio? Non perché tu sei un portatore di handicap, ma perché di fronte alle disgrazie altrui noi siamo propensi a girare la faccia da un'altra parte. Perché speriamo sempre che a noi non capiti nulla. Ma quando poi capita qualcosa, noi ci accorgiamo quanto soli siamo. Perché gli altri faranno la stessa cosa che abbiamo fatto noi fino a quel momento. E allora, siccome noi siamo qui a Radio Iride e lo diciamo sempre, ragazzi, stiamo uniti, difendiamoci, aiutiamo chi ha bisogno, non dobbiamo essere egoisti perché i gerontocratici finanziari hanno creato una società individualistica. Ieri pomeriggio, finita la trasmissione, poi sono andato a messa. Mm-hmm. Cioè, lo sai che io ho questo difetto. Ognuno ha i propri difetti, eh. Ecco, se tu, io ho questo difetto, ieri sono andato a messa. E Don Adriano ha fatto una predica molto bella. Perché ha letto una lettera che San Paolo ha fatto agli Efesimeni, dicendo: guardate, voi siete capaci di prevedere il tempo, sai, arriva il vento da scirocco, c'è caldo, arriva il vento da tramontana, c'è freddo, e pioggia e quant'altro. Siete bravi a sentire questo, ma non siete capaci di unirvi e di stare uniti fra di voi. E la cosa è così banale che vi passa davanti agli occhi tutte le deficienze che voi non siete capaci di risolvere perché non siete uniti. E allora Don Adriano ha fatto così un suo commento dicendo: eravamo diversi fedeli lì ad ascoltarlo, dicendo: perché non siete uniti e siete litigiosi, dando poi mandato agli avvocati che vi fregano i soldi destra e sinistra, quando invece magari parlare con l'avversario, come facciamo io e te, noi non siamo... siamo di due stazioni sociali diverse, ma ci parliamo, certo. E abbiamo trovato anche dei punti in comune, abbiamo trovato, perché non parliamoci e cerchiamo di risolvere le cose in maniera educata e senza cercare la lite a tutti i costi. Ecco, questa era una riflessione di Adriano. Quindi ho letto quell'articolo, vedi Giorgio, perché noi nel mondo dell'indifferenza lasciamo indietro gli altri. E Cristo diceva: beati gli ultimi che saranno i primi. Ma lasciando indietro gli altri, Giorgio, noi lasciamo indietro noi stessi. E sai perché lasciamo indietro noi stessi? Perché noi non siamo capaci di unire e di unirci per avere un futuro migliore. E non avendo un futuro migliore, noi siamo indietro. Perché mettiamo le generazioni future dietro di noi.
Questo è l'individualismo, l'egoismo di questa gerontocrazia finanziaria. Tu cosa ne pensi? Allora, io ti stavo ascoltando e ho ascoltato bene quel piccolo articolo di 10 righe di Gravellini, no? Essendo anche portatore di handicap, posso dire... Io non l'ho letto. Perché tu sei portatore di handicap. Ieri ho fatto un'affermazione, scusami se ti dico, ieri ho fatto un'affermazione molto importante. Ho detto che tu vedi meglio di me. E io sono invidioso di questo, perché tu vedi delle cose che io purtroppo non vedo. E io sai che io ti ho risposto che quelli che hanno degli handicap, adesso a prescindere che io non abbia la vista, no? Ma qualsiasi portatore di handicap, chi di più, chi di meno, ha quel famoso sesto senso che noi lo chiamiamo così, no? Per indicare che mancando in questo caso per me la vista, ho l'altro senso che non so, è il tatto, l'odorato o comunque la memoria, insomma tutte quelle cose che magari un normale, cosiddetto normale, magari ce li ha tutti quanti, però non sono tutti, non sono sviluppati o non si sviluppano come un portatore di handicap, no? E quindi io in sto caso, per esempio, ho molta memoria per ricordarmi certe cose, certi avvenimenti, bla 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 bla, no? Ma quello che io volevo dire, ascoltando che tu hai letto questo articolo, che poi alla fine, vedi, quando io mi riporto sempre un po' indietro, ma non per essere, ripeto, nostalgico, ma proprio perché quando che eravamo più ragazzetti, perché ancora sono un ragazzetto, ovviamente, grazie al ragazzetto che mi sono dato. Anch'io sono un ragazzino. Certo, sei più, un po' più giovane di me, quindi. Quello ragazzetto, te l'ho ragazzino, te l'ho detto a casa. Ma, vedi, male, c'era una comunità che funzionava. Io mi ricordo benissimo dove che abitavo, Mauro. Io abitavo praticamente un po' giù della strada principale, no? C'erano le come si può dire, è giusto dire stradelle, no? Non è giusto stradelle in italiano. Le famose strade bianche. O strade bianche, una piccola strada bianca, no? Dove eravamo lì 10, 12, 13 famiglie, se non mi ricordo bene, dovrei fare un corso di memoria veloce, ma comunque non cambia niente. E queste 12 famiglie, dove c'erano tanti bambini, anch'io ero un bambino, poco più di un bambino, ci divertiva, e c'era l'aiuto della famiglia. O meglio, se per esempio il mio vicino di casa aveva bisogno, che non so, di fare un muro, c'era mio padre, che era un muratore, e assieme facevano il muro. Se il mio vicino di casa era un idraulico, per dire, e avevo bisogno dell'idraulico, ecco che ti veniva a fare quel lavoro e per ricambiare, diciamo, il favore che si è fatto. C'era una compensazione. Una compensazione, o un barato, chiamalo come vuoi. Compensazione. Compensazione, più bella, più... Ecco. Oggi, proprio per l'indifferenza, proprio per l'egoismo che sempre di più creato a tavolino, certamente creato a tavolino, come dici te, e sono d'accordo, l'uomo è diventato sempre più egoista, sempre più personalistico, ma soprattutto ha lasciato la sua figura di essere e ha sposato, diciamo così, fra virgolette, la figura dell'avere. Mi spiego meglio. L'essere noi lo abbiamo dimenticato, cioè essere persone umane, essere persone che hanno dei valori, che hanno delle idealità, giusti o sbagliati che siano, non sto qua a dire qual è quello giusto, qual è quello sbagliato, ma che comunque si porta avanti. Invece l'avere è solo avere, e ci hanno fatto passare questo, avere tanti soldi,
perché con tanti soldi ovviamente risolvi i problemi e risolvi i tuoi problemi, non quello di quello che ti sta vicino. Ecco allora, riportando il discorso di questo portatore di handicap, è che l'autista del Pullman, tanto di cappello perché anche ha rischiato molto ovviamente, può rischiare il posto di lavoro, perché non è tanto corretto fare una cosa del genere dal mio punto di vista, però si è sentito di fare una cosa del genere perché il suo cuore, la sua anima, chiamala come vuoi, ha espresso un senso di giustizia. Lui ha buttato questa follia, ripeto. Posso correggerti? Sì, aspetta che finisco le cose per dire solamente una cosa. Lui ha fatto un segno di follia, come dice Granellini. Però in lui c'era l'amore, ma l'amore è quello vero, non quello che ci laviamo la bocca tanto per. Quello vero, cioè quello del dare senza ricevere. Posso? Beh, ah beh, non c'è problema. Sì. Intanto te lo prendi? No, ho chiesto posso. No, vai, sai che io e te siamo anche educati. Ma sì. Allora, secondo me, l'autista, come dice l'articolo tra l'altro, non ha voluto più scrollare le spalle. Cioè, di fronte all'ingiustizia, lui ha difeso uno degli ultimi. Certo. Quel portatore di handicap che viene classificato un ultimo. Perché? Perché lui ha fatto un ragionamento molto intelligente e molto di cuore. Ha detto, io non ho nessuno in famiglia che ha un portatore, cioè che è portatore di handicap. Ma quello che ti è successo a te potrebbe capitare anche a me domani. Assolutamente. E mi troverei nelle tue stesse condizioni. Ecco, questo è il pensare non solo a noi stessi, ma il pensare al domani. Quando tu dicevi che le famiglie, sai, chi serveva il muro, che l'idraulico, però c'era Teresina, non mi devo scordare il sai, che certo, tuffia del sai, certo. Cioè l'ho detto in dialetto. E questi si prestavano sempre di olio, un po' di sale, un po' di pane, poi quando andavano a fare la spesa glielo restituiva, certo. Tutte queste cose. Questo era il mondo dei valori della società. Esatto. Noi oggi invece, e questo governo lo sta dimostrando tutto, uno dirà, ma tu ce l'hai su con questo governo? No, io ripeto, se domani mattina facessero una legge o prendessero un provvedimento a favore del popolo italiano, cioè soprattutto un provvedimento seguendo le linee della Costituzione italiana, io sarei il primo a mettere il mio petto davanti al portone di esecuzione per difenderli. L'ho sempre detto e sempre lo dirò. Ma fin tanto che questi signori, blaterando, stanno prendendo in giro gli italiani, io non sono disposto a difenderli, perché c'è un popolo che viene vituperato tutti i giorni. Questo è per introdurre anche il discorso pensioni. Quando Salvini era in campagna elettorale, e questo anche i 5 Stelle, non so se io ho sentito male, magari tu mi puoi smentire Giorgio, diceva che avrebbe messo sotto sopra la legge Fornero, l'avrebbe cambiata in troppo a favore degli italiani. Tutti e due i partiti, eh? Tutti e due, benissimo. Allora non ho sentito male. No. Arriva la quota 100, tanto promessa e sbandierata, ma la quota 100 c'ha un problema. Tu vai in pensione con la quota 100 e perdi il 20% dell'assegno pensionistico. Poi c'è un altro signore, sempre della Lega, che dice, ah, noi difenderemo, sai, quelli contributi qua, flessibilità destra e sinistra, garantendo un assegno pensionistico di 750-800 euro al mese. Attenzione! È il famoso specchio delle lodere di Fico, che vuol dire il livellamento pensionistico, cosa che stanno tentando di fare i 5 Stelle
perché neanche un regime bolscevico dei più tremendi penserebbe a una cosa del genere. Quindi, vedi che questi personaggi, cioè io non me la sento di difenderli quando sul palco delle loro manifestazioni dicevano delle cose sapendo di mentire. Cioè, la menzogna è peggio, la menzogna è più grave quando uno la dice sapendo di mentire. Cioè, uno magari dice una menzogna per difendersi, ma lui dice una menzogna illudendo, sapendo che sta mentendo in quel momento. Cioè, una menzogna illusoria. Ecco, allora, di fronte a questo, di fronte a due persone, cioè, che hanno due visioni diverse della vita sociale, che però hanno dei punti di comunione così straordinari, che ci uniscono. Cioè, anzi, diamo la notizia in anteprima da Radio Iride. Cioè, noi dobbiamo dare una notizia, che ne abbiamo parlato ieri. Cioè, Mauro e Giorgio hanno firmato il vero patto storico dell'Italia. Cioè, un democristiano e un comunista che sposano le stesse linee. Cioè, questo è il famoso patto storico che non è riuscito a fare né Moro né Berlinguer. Però sono riusciti a fare Mauro e Giorgio, due meriti imbecilli che hanno capito che la vita non può andare avanti come sta andando avanti adesso, perché sarebbe la morte nostra. Certo. Ecco. E allora, di fronte a queste oscenità, tu cosa ne pensi, Giorgio? Allora, intanto devo ancora capire questa quota 100. Dove la quota 100, allora, 32 anni, allora, tu hai, poniamo, 32 anni di lavoro, sì. 58 anni di età, e fa quota 90. Sì. Però se hai 38 anni di lavoro e 62 anni di età, vai in pensione. Fai quota 100. Però attenzione, andando in pensione con questa formula, se il tuo assegno è di 1000 euro, facciamo un esempio, sì, viene detratto. Viene tagliato del 20%, ne prenderai 800. Sì. Ritorno all'articolo di quell'altro sottosegretario, sempre leghista, 750-800 euro. Il lineamento, il livellamento. Cioè, questo, questi forse hanno studiato troppo la matematica. No, la poesia di un grande della storia italiana che si chiamava Totò, cioè Antonio De Cu. A livella. In arte Totò, che si chiama La Livella. Ma quello parlava della livella della morte, sì. Cioè del passaggio. Quando tu vai di là non ci stanno né principi né baroni, ma siamo tutti uguali. Esatto. Ecco, ma quella è un'altra storia, cioè chi non l'ha studiata bene è meglio che la rilegga. Questo è il famoso livellamento pensionistico. No, quello che però, allora, intanto... È la presa per il culo anche. Sì, ma io volevo sapere alcune cose, no? Perché, sai, metterla così, ok. No, mettila così, è così che c'è scritto. Però è scritta così, eh? Allora, cioè, non è che io ti dico. No, nel senso in cui oggi con la legge Fornero mi pare che si vada in pensione di anzianità, non di vecchiaia, di anzianità praticamente a 41,6 per le donne. 42 anni di contributi con 64 anni, 6 mesi e un giorno di età per le donne, okay. E 67 per gli uomini. Questa... Però se io ho 42 anni, no? Che ho 60 anni, vado già in pensione. No, cazzo vero, ti tagliano una parte di pensione. Te la tagliano sempre, anche se ho 42 anni? Questo non lo sapevo. Perdonatemi, non lo sapevo. Ma sei sicuro che sia così? Sì. Lascia perdere cosa ti racconta il sindacato, No. Così è. Cioè, ricordati che... Se tu non hai 64 anni, 6 mesi e 64 anni. No, perché ho visto, per esempio, sto parlando di... L'unica cosa che ti danno sono dei riscatti. Allora, cosa vuol dire? Maternità, quant'altro. Allora, invece di andare in pensione, hai avuto due figli, facciamo un esempio, sì. Hai due maternità, invece di andare in pensione a 64 anni, 6 mesi e un giorno, vai in pensione a 62 anni, 6 mesi e un giorno con due figli, ok? Sì. Ci siamo? Sì. E non ti tagliano la pensione perché hai due anni di riscatto di maternità. Punto. Che poi non sono neanche due anni, sono 9 mesi, tra l'altro. Comunque, lasciamo stare, vai, 63 anni e qualcosa, alla fine. Ok. Voglio dirti, cioè, hai delle riduzioni, ma
puoi avere 35, 40 anni, quello che vuoi, non ti tagliano niente. Quella è l'età pensionabile. Se tu anticipi, c'è un taglio che è del 5, del 7, del 10, quindi se fino io, arrivare al 20%. Se io ho 42 anni, quindi no? E hai 60 anni, ho 60 anni, ti tagliano il 20% secco anche con la legge Fornero. Ok. E la quota 100 fa la stessa cosa. E la quota 100 fa la stessa cosa. Quindi non ha cambiato un cazzo. Quindi non cambia niente. No, non hanno cambiato un cazzo. Scusa il francesismo. No. È una presa per il culo. Allora, piace. Cioè, il colmo dell'elettricista è una presa per il culo e loro stanno facendo il culo. Quindi, oggi sappiamo benissimo che, sto generalizzando adesso, no? Che un giovane oggi comincia a lavorare di media a 25 anni ormai, no? Bravissimo. Tra una cosa e tra l'altra sono 25 anni. Quindi se facciamo il conto di 38-62, quindi questo che ha 25 anni ci arriva. Ammettiamo anche 38 anni di lavoro, no? Arriva sempre a 63. 63, sì. Giusto? Sì. Perché sono 32. 63 uguale. O 38. Più 38, fa 101. Quindi però ti tagliano, va a 37. No, ti tagliano il 20%. Ti tagliano il 20%. Allora, attenzione, con la legge Fornero c'è un'altra inculatura. 25, allora ti faccio il calcolo, 25 sì. Più 42 sì. Va a 67. Va a 67. Sì. Ok? 67. E questo prende la pensione, diciamo, regolare. Sì, però in base a quello che ha versato. Eh beh, certo. Perché se contributivo. Io, esatto, se ci sono dei buchi, robe varie, la prendi qua. Certo. Ma attenzione, qui si aggiungono altri 3 anni, perché se non hai tutti i contributi versati... Sì, devi a andare... E vai a 70. Sì. Quindi... Quando io poi al telefono ti dicevo, sai, quando hai passato i 75 anni, attenzione, sì, non sei più, diventi un peso per la società, se hai qualche malanno, certo, qualche acciacco, certo. Stai tranquillo che non so se non sei napoletano, non credo che ti salvano, tanto per dire una. Certo. E allora, sì, perché c'è, sei Cappato, difende l'eutanasia, cioè lui fa questa lotta sull'eutanasia, riconosciuta dallo Stato, ma dall'altra parte c'è un'eutanasia nascosta che viene praticata, cioè io ti lascio senza cure oppure ti faccio delle cure palliative così te le voglio anche perché l'INPS deve risparmiare, perché hai lavorato fino a 70 anni, pago solo per 5 anni, gli altri anni te la metto a pertuso. Ecco, questo è il concetto. Quindi quando questi vanno a difendere, a dire che rabatteranno, è come il discorso Salvini, cosa ha detto in campagna elettorale? Non so se tu l'hai sentito, l'ho sentito io, l'ho sentito, può darsi che quella mattina non mi era lavato bene le orecchie, ma lui disse, quando andrò al governo, il primo emendamento che farà il Consiglio dei Ministri sarà tagliare le accise della benzina e del gasolio. E lì ci sono ancora, magari ci aumentano. No, è aumentato. Ecco, boh, perfetto. È aumentato di un 8% da quando lo sono al governo. Boh, perfetto. Quindi, ritornando al discorso pensioni, quindi un ragazzo che comincia, sto parlando e sto generalizzando, a 25 anni. Sei fortunato. Sei fortunato e se lavora ovviamente di continuo, perché bisogna dire anche questo, perché c'è tanti... Lavora tutti i giorni, tutti gli anni, esatto, però fino a arrivare a 67 anni. Fino a 67. E a 42 anni di contributi. E arriva giusto a 67. Però se c'è il lavoro discontinuo, questo non va mai più in pensione. No, a 70 anni. Cioè, forse. 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 No, vai in tomba. Perché col precariato che c'è... Ma vai in tomba. Oppure gli danno una pensione di 500 euro. Sì, è la pensione... La morte. Sociale. No, è la morte. Sì, è la morte dell'individuo. Quindi, facendo in sintesi, chiudendo questo discorso, che magari lo riprenderemo, sì. Da capirlo sempre meglio e sempre di più, quindi alla fin fine che resti la legge Fornero che venga tirata via con questi quota 100, alla fin fine la legge Fornero resterà, aggiungono solo la possibilità della quota 100, è una finestra, vabbè, è una finestra in più, mettiamola così, però alla fin fine
inquadrando il discorso, chi se lo prende sempre nel di dietro è sempre il lavoratore. La storia è sempre il tipo dell'ortolano. Sì, è sempre. Sai, quello gira. È la storia dell'uccello padulo. Sì. Che vola basso all'altezza del. Da cimostare del culo. Ecco. Non l'ho detto io. No, ma hai capito? Quindi alla fin fine ci stanno illudendo nella quota 100 di questo, di quell'altro, bla 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 bla, però alla fin fine deve sempre fare 100, come ti ho detto sì, ieri. Ma c'è un'altra questione, attenzione, c'è un'altra questione, che con la proposta di riforma fiscale che noi facciamo, sì, non è che andiamo a raccontare le favole dell'orso. Cioè, perché prima bisogna rimettere a posto tutti i conti, cioè allora bisogna fare una cosa, bisogna fermarsi e creare l'anno zero, da lì ricominciare. Sì, ok. E se c'è. Non facciamo questo, non risolviamo nessun problema. Cioè, sì, ma per... La questione pensione è semplice, Giorgio. Bisogna avere il coraggio, partendo dall'anno zero, di prendere in mano l'INPS e dire Istituto Nazionale Previdenza Sociale. Cioè. Spostare quella parte, quel segmento che l'INPS gli hanno messo in carico, che sono le, come si chiamano, le casse integrazioni, le casse in deroga, tutte queste robe qua, cioè le risorse pensionistiche, lasciarle lì come risorse pensionistiche, e spostare nella fiscalità generale, che con la riforma fiscale che, abbiamo, che anche a Radio Viri abbiamo presentato, rientrerebbe in quella quota. E a quel punto cosa succede? Succede, quella è una riforma fiscale basata sulle teorie keynesiane, sì, rispettosa della Costituzione italiana, tra l'altro. Perché abbiamo, cioè io quando l'ho scritta ho guardato tutti gli articoli della Costituzione per rispettarli tutti, certo, soprattutto quella parte di Costituzione che si chiama la prima parte. Sì. Okay. Cosa succede? Succede che non posso io però andare sul palco e dire da domani levo questo, levo quello, perché bisogna l'INPS spostare nella fiscalità generale determinate partite e lasciare all'INPS quello che è la parte sociale. Allora puoi fare poi delle riforme fiscali che sono in bilancio, cioè che reggono nei conti, perché se tu fai questo l'INPS ha un sacco di soldi, come l'INAIL in questo momento ha un sacco di soldi. Perché? Perché le malattie professionali sono scese drasticamente del 40%, certo. Quindi l'INAIL non paga più delle malattie professionali come le pagava un tempo, oggi ha meno, cioè incassa e spende meno. Certo. La stessa cosa, l'INPS invece si sono infilati dentro, l'INDAP, questo, quello, quell'altro, tutti enti che avevano già le casse vuote, anzi erano in perdita, infilati nel carrozzone INPS. Poi c'è un altro problema nel carrozzone INPS: quando tu versi 100 euro, 70 euro va per la gestione INPS, cioè non va per le pensioni, il 30% va per le pensioni. Quindi bisogna scoprire anche il carrozzone. Certo. Se, quando è che stai in bilancio? Quando per la gestione del carrozzone tu spendi su 100 euro che in cassa INPS spendi 40% per la gestione del carrozzone e 60% per il fondo pensioni. Certo. Allora sei è in bilancio. Praticamente. Bravissimo, allora sei in bilancio. Ma finché non succede questo, Salvini e Di Maio possono andare sui palchi a raccontare le favole, perché non risolvono il problema pensioni. Bene, allora per arrivare al punto zero, dobbiamo veramente... Bisogna avere coraggio. Però bisogna avere il coraggio. Ma se avere coraggio? Allora lì insisto, adesso sono io che insiste, no? Che per fare tutto questo... Gira e rigira. Non bisogna vendere l'anima al diavolo, eh? No, perché... Cioè, bisogna affrontare, e se c'è da affrontare il martirio, bisogna affrontarlo, purtroppo. Cioè, Giorgio, vedi, i vari amici che noi abbiamo avuto, i Bagnai, il Rinaldi e tanti altri, lo stesso... Hanno fatto il giro del... No, hanno fatto il salto della quaglia. Cioè. Perché se tu vai a leggere i libri che hanno scritto loro prima di essere eletti... Cazzo, dovevamo cambiare l'Italia come un calzino, dovevamo sottomettere sotto sopra come un calzino. Soprattutto. Sì. Ma se tu li senti in televisione adesso, ah, noi siamo europeisti, noi siamo questo. Quando fino al giorno prima hanno sparato con tutte le armi possibili contro questa cazzo di Europa. E contro, soprattutto contro l'euro, no? Perché?
perché avevano fatto un ragionamento che ho fatto ieri io, e te lo ripeto, scusami se ti dirò, ma te lo ripeto, noi nel 92, per una questione che non è, eravamo stati messi fuori dallo SME, sì, sistema monetario europeo. Sistema monetario europeo, bravissimo. Nel momento in cui usciamo dallo SME e la lira diventa flessibile, sì, fluttuabile, ok, cosa succede? Che l'economia italiana con l'esportazione schizza in alto e l'economia tedesca con l'esportazione va in basso. Esatto. Dopo un anno che eravamo fuori dallo SME, cosa fanno gli stessi europeisti, gli stessi di allora, quelli che erano in Commissione Europea, cosa dicono? Ah, ma siete bravi, sai, vi facciamo rientrare nello SME. Sì. Bene, una volta che rientra nello SME, l'economia tedesca va su e l'economia italiana va giù. E chi fa questa operazione si chiama Giuliano Amato, il quale a distanza di 15 anni, sulla trasmissione Rai 4, okay, dichiara di aver fatto degli errori su queste cose. Le dichiara, ma attenzione, uno che ha fatto una cazzata del genere l'hanno promosso alla consulta, cioè giudice costituzionale, oh ragazzi, ma d'altronde quando che, cioè allora se io domani mattina faccio di quelle cazzate enormi, cosa mi devono fare? Cioè mi devono eleggere presidente universale. Allora ritornando però al discorso, quindi se tu puoi presentare, adesso io non sto dicendo che sia bella, sia brutta questa modificabile, migliorabile, lo si può. No, sto parlando della riforma fiscale, quella che è la tua idea praticamente insieme con la Confapi. Quello che io voglio ragionare, allora, se io governo, che piaccia o non piaccia, presento una legge di stabilità finanziaria, chiamatela come volete, tanto i nomi si può cambiare, però il senso è quello, no? Coraggiosa come viene chiamata, eccetera. Non sto qua, se non sto mettendo un giudizio, sto solo dicendo, bene, accettiamo che sia coraggiosa, accettiamo questo, accettiamo l'altro, ma il punto è questo, noi siamo sempre sotto lo scacco matto dell'Europa. No, mettendo così oggi. No, oggi. No, ma neanche oggi. Perché? Allora. No, ascolta. Allora, c'è stata questa legge di stabilità. Non stiamo dicendo se sei bella o sei brutta. Siamo sotto scacco dell'Europa. Però dei mercati finanziari, sì. È un'altra cosa. È un'altra questione. E chi che comanda? È la bottega? È un'altra questione. Però chi che comanda la bottega? No, è un'altra questione. Sì, ma chi che comanda la bottega? Ascoltami, sì. Giorgio. Cioè non è la politica, non è quello che voglio dirti, non è la politica. Ma perché non abbiamo al governo persone che hanno i capasisi? Ma non solo al governo, non solo al governo italiano. Non abbiamo governanti europei che non hanno i capasisi, come dici. No, ma non è questo, cioè noi sappiamo, ma allora già nel 92 che nasce quel casino con lo SME. Sì, ma già sappiamo, allora, uno se va a governare un paese, l'ho detto anche ieri, se non conosce la storia, non può prevedere nel presente e tantomeno, cioè non può guardare nel presente e tantomeno prevedere il futuro. Perché cosa ha fatto la gerontocrazia finanziaria che si nasconde dietro a questi personaggi europeisti, cioè europei della destra sinistra, cioè serbi, abbiamo chiamato i serbi, ecco, dietro c'è l'autocrazia finanziaria, perché sai, loro stanno dietro alla scenografia che c'è sul palco del teatro, mandano avanti degli attori cretini che pensano di essere padroni del vapore, ma non lo sono padroni del vapore. Sai perché? Perché la gerontocrazia finanziaria è padrona del carbone. E se tu non hai carbone, il vapore non va avanti. Certo. Mannaggia la miseria. No, su questo ci siamo. Allora devi creare una situazione che si chiama cavallo di Troia. Però per fare questo o hai coraggio e fai l'anno zero, spiegando poi a questa gerontocrazia finanziaria, tu devi arrivare a parlarci con questi. Sì, ho capito. Spiegandogli che con questo tipo di riforma, se attuata in una certa maniera, e loro ti arriverebbero, loro hanno interesse di venire a investire poi nel paese Italia. Però attenzione, metti dei paletti dicendo, guardate,
non fate proprio gli stronzi e non investite solo su questioni, su pezzi di carta come la borsa, come questo, ma investiamo sulla economia reale. Sì. Ma questo vale per tutti i paesi dell'Europa, cioè tu la devi un po' allargare la questione. Questi l'accettano, perché io ho avuto la sfortuna, Giorgio, di andare a parlare con certi personaggi. Infatti nel secondo libro c'è un bellissimo passaggio che chi lo leggerà, nel secondo giallo che scrivo, capirà anche una cosa. Io ho detto, se domani mattina l'Italia fa questa cosa qua, diventa come un effetto domino sull'Europa. Sì, beh, certamente. E noi andremo a investire in Italia come andremo a investire dall'altra parte. E i fondi di investimento tipo la BlackRock avrebbero meno potere. Avrebbero più potere nell'economia reale, investirebbero sull'economia reale, perché tu levi via il guadagno. Infatti io, dopo qua nell'interesse del popolo, vi levo un passaggio e ve lo spiego. E andrebbero a levare gli interessi sull'economia virtuale. O finanziaria. No, virtuale, perché l'economia finanziaria è l'economia virtuale, alla fine. Sì. Ok. E investirebbero più sull'economia di produzione. Esatto. C'è stato un sindacalista, che poi anche lui ha smesso di fare, dove diceva, attenzione che economia 4.0, cioè industria 4.0, vuol dire robotizzare le produzioni. Sì. E lui diceva, se robotizziamo le produzioni, sti cazzi di operai con che cosa mangiano, appunto, con che cosa vivono? Ma che... E chi è che consuma poi la roba? Esatto, esatto. È un caso. A un certo punto forse gli hanno detto, hai pensato in una maniera troppo giusta, e non ne parla più questo sindacalista qua, non voglio fare il nome. Ma è come il vice presidente della BCE che disse, guardate che noi se vogliamo risolvere la crisi, dobbiamo creare l'elicottero. Che cos'è l'elicottero? L'elicottero vuol dire che io come BCE stampo i soldi, vado con l'elicottero sopra le città e li butto giù, la gente li raccoglie e li spende, certo, e io faccio ripartire l'economia. È sparito questo, non si trova più, perché l'idea era geniale. E questo è praticamente il sistema keynesiano. Diciamo. Rivisto, diciamo, sì, spinto un po', ma diciamo di sì. Moderna, no, sì, ma diciamo di sì. È sparito l'uomo. Come l'uomo che denunciò determinate situazioni di signoraggio in maniera... è stato trovato morto suicida su una camera d'albergo a Ginevra. Cioè, ragazzi, stiamo parlando... E questi signori che hanno fatto libri, io li ho a casa, questi libri che sparavano a zero, alzo zero, che cannoni sull'Europa e sull'euro. Oggi se li senti in televisione dico, ma noi siamo egoisti, non siamo contro l'euro. Mannaggia te! Allora il punto ma è... Ma tu l'hai fatto per avere 14.000 euro di stipendio al mese o l'hai fatto per difendere il paese sta roba? Allora la prima non ovviamente che vale. Allora il discorso è questo. O si ha il coraggio, ecco dov'è allora il coraggio, no? Che allora ritorno. Che se ritorno a, ritorno a, all'articolo di Gramellini, cioè chi va là non scrolla più le spalle, ma guarda chi ha bisogno. Certo, ma per arrivare a questo, ecco allora l'atto di coraggio che questo Stato e questo governo, se vuole governare oggi l'Italia, è quello di uscire dall'euro. Punto. Perché non vedo altre possibilità di farlo. Ma no, io la riforma fiscale che io ho preparato, l'ho preparata con una moneta che si chiama euro. Non è che l'ho preparata con la lira, l'ho fatta con la moneta euro. Sì, vabbè, però la moneta... Ma funziona quella, anche se c'è la moneta euro. Non sto sparando a zero contro l'euro o contro l'Europa. Allora, nei trattati c'è scritto... chiaro e tondo che restiamo all'interno della nostra costruzione, ma lasciamo stare questo, ma c'è scritto, cioè non c'è imposizione fiscale per nessun paese. Sì, ma nello stesso tempo però l'Europa ti chiede che tu devi osservare i parametri. E li osserviamo anche. Ok. Con la riforma fiscale li osserviamo. Perfetto. Osserviamo i parametri, però attenzione, non è stata abolita la costituzione dei paesi. Perché è stata bocciata la Costituzione Europea, non è stata abolita, cioè non c'è la Costituzione Europea perché vale per tutti i paesi. C'è il trattato. Ogni paese ha il suo, c'è solo un trattato, che è quello di Maastricht, è anche quello di Lisbona. Esatto. Basta, ma non è la Costituzione. Allora,
tu sei sovrano con la Costituzione e sovrano con il discorso fiscale. Se tu oggi dai la possibilità a tutti i privati di detrarre il 40% della spesa imponibile, cioè lo scontrino fiscale dovrà essere, o la fattura imponibile, e sotto vengono messe le tasse, l'IVA che tu già paghi, sì, è una tassa indiretta, è una tassa sul consumo, il 40% di, vai a detrarre il 40% dal tuo imponibile lordo, la spesa che tu fai, che è quella del supermercato, la latta di pittura che ti serve per la casa, cioè, il dentista, il professore cardiologo, il meccanico, l'elettronico, quello che è, okay. L'idraulico viene a casa tua e dici: mi devi fare la fattura perché io il 40% del mio lo scarico. Certo. Benissimo, così vale per il falegname, vale per tutti. E scompare in linea massima l'evasione fiscale. Ma sì, attenzione. Scompare l'evasione fiscale nei piccoli, sì, e poi dovremo trovare i sistemi per bloccare i grandi. Lì sarà molto più. No, non è, perché nella riforma fiscale c'è scritto che l'impresa, qualsiasi esso sia, che sia inglese, che sia spagnola, che sia cinese, se è calpesta il suolo italiano, la produzione fa quale, tasse le paga qua con questo sistema. Nelle imprese, la riforma fiscale dice tutte le tasse che tu hai già pagato, okay, le detrai e non fanno impunibile, okay, e detrai tutte le spese giustificate per la conduzione della tua impresa. Sì. Su questo, solo scaricando, cioè solo mettendo in detrazione l'IRAP su un'impresa di 5 addetti, facendo i calcoli, sì, l'impresa va col bilancio in attivo. Se tu nel paese Italia hai tante imprese con bilancio attivo, hai di conseguenza un PIL attivo. Eh beh, certo. Cioè, allora, questa è matematica, sì, non, sì, è fantascienza, non è fatta politica. Allora, certo, certo. Quindi, cosa succede? L'impresa che è tedesca o la multinazionale che è americana viene in Italia e dice: cazzo, investo perché la mia pressione fiscale reale. Reale, perché l'articolo 53 dice tu devi contribuire, cioè, deve in maniera progressiva con le tue reali capacità contributive. Certo. Ok. Questi cosa c'hanno? Hanno delle agevolazioni che sono impressionanti, senza fare l'operaio di quinto livello avrebbe in busta paga 135 euro in più al mese, senza mettere una mano nella tasca degli italiani. Cosa vuol dire? Che a fine anno avrebbe una quattordicesima, e chi ha già la quattordicesima, una quindicesima, cioè lo stipendio in più. Certo. Allora, con quei 135 euro che gli rimangono nelle tasche, e allora questa è teoria keynesiana, le aziende hanno delle agevolazioni, sì, sul fronte delle tasse, assumerebbero degli operai. In questo caso io chiedo agli uffici del lavoro che se io chiamo Giorgio Stocco per un lavoro, uh-huh, e Giorgio Stocco mi dice di no, gli devo tutte quante le agevolazioni che ha Giorgio Stocco, tanto per essere chiaro, certo, tutto, immediatamente mi dici: ah no, io non vado a fare lo spazzino. Bene, da domani tu non porti a casa più un becco di quattrino, cazzi tuoi, punto, arrangiati. Lo Stato diventa, perché è una regola, metti delle regole. Così come accade in altri paesi d'Europa. Allora cosa succede? Tu è vero che sali su un palco e dici: signori, dovete aiutarmi perché dare l'anno zero. Ma l'anno zero tu saresti aiutato dall'Europa, perché tu saresti aiutato dai fondi, cioè saresti aiutato dall'economia internazionale. Perché? Perché tu chiedi di partire da capo. E non è che chi ha avuto, chi ha dato, come dicono a Napoli, ma anche chi non ha pagato le tasse perché non è riuscito a pagarle, si trova una soluzione che non è condono. Attenzione, chi ha evaso le tasse per dolo lo stando, ma se quel piccolo imprenditore ha preferito pagare il dipendente perché magari un'impresa non l'ha pagato e non è riuscito a pagare l'IVA o pagare altre tasse, quello va vista posizione per posizione, è un lavoro immane. Ma è l'unica soluzione che hai. Sì, sì, beh, allora a quel punto i dipendenti pubblici, che oggi magari tanti si girano i pollici, verrebbero messi nelle condizioni di dover lavorare
Allora lavorare 8 ore, sai, in certi ministeri a Roma non è facile, perché arrivano, invece di arrivare alle 8 arrivano alle 9, vanno a fare la colazione, poi alle 11 hanno l'aperitivo, anzi a mezzogiorno hanno l'aperitivo, poi sai, all'una hanno il pranzo, alle 2, cioè ci sarebbero, e allora tu creeresti l'anno zero. Ma se tu fai questo, nessuno ti va contro, perché con qualcuno di questi ho avuto l'onore o la sfiga di parlarci. Sarebbe un atto di umiltà di un paese che nessuno mai ha fatto, e non arriverebbe la troica, perché impedirebbero di venire. Perché? Perché l'Italia, in qualsiasi scoperta scientifica a livello mondiale, c'è sempre stato un italiano di mezzo. Sì, beh, a livello di cervelli, diciamo. Hai capito? Perché l'Italia non può essere messa da parte, perché quando è successo nel 92 con lo SMEC, l'Italia è stata messa fuori, hanno capito che per noi, per il resto dell'Europa, non c'era storia. Allora, per ingabbiarlo, l'hanno riportato dallo SMEC al cambio fisso. Certo. Hai capito che se l'Italia esce fuori, casca l'Europa? Sì, beh, però devi presentare una cosa, devi presentare qualcosa di credibile. Certo. E per farlo, ripeto, il signor Luigi Di Maio e il signor Matteo Salvini devono ritornare a scuola e studiare la storia. Quindi io mi sono permesso di dire, senza colpo ferire nella persona di Armando Siri, se lui è economista, io sono il secondo Einstein della storia. Perfetto. No, ma comunque più discorso quadra. Quello che, se permetti un attimo, è sto piccolo dubbio che ho, che siccome che ovviamente i cosiddetti poteri forti, dopo ognuno li chiama come vuole, i cosiddetti poteri forti vogliono l'Italia che comunque non vuole che faccia dei passi da gigante. Perché lo sanno, perché l'Italia comunque ha delle potenzialità molto forti, sia a livello lavorativo e sia a livello imprenditoriale. Quindi vogliono far morire questa Italia. Non è vero. Io ho questo dubbio. Ma non è vero. Mauro, permettimi di avere un dubbio. È come dire, io non ho la certezza. È come dire, uccido la vacca e non ho più il latte. Lo so. Ascoltami. Però chi sono questi poteri forti? Guarda, scusami Mauro, cioè se noi guardiamo anche nel campo alimentare l'Italia è fortissima perché ha dei prodotti DOC che sono fantastici, no? Ma a Verona l'altro giorno, delle cooperative italiane nel mondo delle mele, sì, hanno fatto portare le mele, non so, dalla Romania, dall'Ungheria, da dove cazzo sono arrivate queste mele, e le hanno spacciate per mele biologiche. Sì. Io ti parlo di 2334 quintali, 2334 quintali di mele che sarebbero stati messi sul mercato per mele biologiche. Sì. Ok? Allora, c'è tutta una cosa da sistemare. Allora, i poteri forti hanno dei nomi e cognomi? Io non lo so se hanno, possiamo dire le banche, possiamo dire... Lascia stare, poteri forti. C'è qualcosa che ci sta guidando, in una maniera maligna. No! In una maniera di quelle forze che vanno contro. Giorgio, io ho i miei dubbi, Mauro, Giorgio, se permetti. Ci sono dei poteri forti, benissimo. Chi sono questi poteri forti? Ma io i nomi sono sempre, sono quelli. Sì, sono, sai, che ti sparano Soros, questo, quello, quell'altro. Ma neanche Soros. Ci sono i Warren Buffett, comunque i Maia, la famiglia Maia. Ad esempio, c'è una famiglia nel mondo. Qualcosa c'è comunque che... C'è una famiglia nel mondo ebraica che se io ti faccio il nome tu non sai neanche chi cazzo sono. C'è. Sai che famiglia? Sai come si chiama? La famiglia Safra. Mai sentito nominare? Tu? Sono Safra, mi pare quella del Pompeo. No, Safra, no Jaffa. Ah, ecco. Safra. La famiglia Safra è una delle famiglie più potenti al mondo. Sì. Che nessuno conosce. Eh beh, certo, loro si nascondono sempre dietro le famiglie. Sai dove stanno loro? In Brasile.
Sì, ma... cioè, ma se tu a loro gli dici, allora, tu devi capire una cosa, sì. Loro cosa vogliono? Cosa vogliono? Sì. Loro non vogliono soldi. Loro, il loro disegno, e io lo descrivo nel secondo giallo, è un disegno diverso. È quello che io poi ieri in conclusione ho parlato, è quello di sottomissione, che è una cosa diversa. Certo, sì. Però se tu gli dai degli input, allora arrivi a trattare. Perché attenzione, la seconda parte della teoria malthusiana, sì, e l'ho già detto più volte, dice attenzione, non tirare troppo la corda, certo, perché se tiri troppo la corda, tu oggi sei colui che opprime, domani sarai l'oppresso. Certo. Quando è successo questo fatto? È successo la metà degli anni 60 fino alla metà degli anni 70, che hanno allargato le borse dei diritti dei lavoratori. Sì. Cioè la gerontocrazia finanziaria... E su questo siamo d'accordo. Hanno allargato le cose per non essere poi per defenestrati. Oggi devi creare la stessa condizione, ma fin tanto che tu vai in piazza, allora c'è un altro dato, la Commissione Europea sta indagando la Casaleggio SRL perché sembra, qua usiamo il condizionale perché non sappiamo niente, certo, dalla denuncia di 3 europarlamentari pentostellati, sembra che la Casaleggio controlli i messaggi di questi eurodeputati, quelli che poi vanno al pubblico, cioè quelli che vanno poi ai cosi, e aggiustano il tiro, cioè li devono fare secondo delle loro regole che hanno creato loro. Cioè c'è un controllo del deputato, dell'europarlamentare, ma secondo me c'è anche un controllo dei senatori e degli onorevoli in Italia. Allora c'è questa Commissione Europea che sta indagando, non so se è vero la questione, perché 3 onorevoli li hanno denunciati, hanno denunciato questa pratica. Quindi capisci, io devo capire chi c'è dietro la Casaleggio. Non c'è il figlio del fondatore? No, ma assolutamente. Questo Davide Casaleggio, c'è ci qualcun altro? Certo, ma su questo io sono d'accordissimo. Allora, io ho dei dubbi. Allora, quando i bagnai o altri vengono eletti, ok, che fino a che poi pur di mantenere un determinato status quo, sono dovuto arrivare a passare dalla parte, no, a vendere la sua anima, sì, a passare dalla parte di là. No, se io sono di qua oggi, questi personaggi hanno avuto io dico il Bagnai per dire, sì, ma hanno avuto la possibilità, Borghi, o comunque hanno avuto, Rinaldi, hanno avuto la diciamo così la possibilità, che gli hanno offerto un qualcosa, o la sedia da onorevole, o la sedia da amministratore della Consob, o questo che l'altro, eccetera, fanno pare presto e sono passati dalla parte del commentone, come si dice, no? Sì, sì, okay. Sembra che Vito Monaco, grande sostenitore di Rinaldi, sì, nell'ultima volta che Rinaldi è andato a Canale Italia, sembra, non so se sia vero, ma da voci di corridoio mi è arrivata questa voce, che abbia fatto una grande litigata con Rinaldi dicendo: ma come, fino a ieri hai detto che questa Europa era da cambiare, certo, e oggi mi dici che sei europeista, che non vuoi uscire dall'euro, se fino a ieri mi hai detto che volevi uscire dall'euro. So che è nata la discussione un venerdì sera, che lui ha una trasmissione, sì, notizia oggi venerdì sera su Canale 53. Sì, okay. Canale Italia, insomma. Sì, Canale Italia. Sembra che ci sia nata questa grande discussione, cioè, capisci? Allora, tu devi capire che... come te l'ho detto al telefono ieri, oggi questo governo è all'apice dell'onda, ma la stessa onda che ha sostenuto Renzi. Però sai che i cavalloni delle onde, sai, si alzano fino a 20, 30, 40, si abbassano. E poi si abbassano, certo. Ed è lì la famosa cosa dei surfisti, sai? Cioè, e l'alto è basso, ecco. Io ho paura che noi passeremo il 2019 un anno horribilis, di quelli che non avremmo mai voluto passare.
Io non lo so se, cosa passeremo. Certo, certo che le previsioni non sono buone, assolutamente. Allora, dopo parliamo di interessi di popolo, e perché abbiamo fatto tre quarti d'ora. Beh, questi sono ancora, già interessi, no? Sono sì, già interessi di popolo. Sì, sì, ma poi ti spiego cosa è successo dal 2003-2007, che sì, ci ha portato alla situazione di oggi. Sì, sì, ma quello che... Perché anche il reddito di cittadinanza, così come è strutturato, serve al cazzo. Ma sì, ma sono tutte sono pillole, sono tutte pillole per... Cioè, tu stai curando un malato con tumore di cancro, ok, certo, con l'acqua distillata. Esatto, o comunque, ma con l'acqua distillata puoi, se ci credi, vedi, se ci credi può anche guarire. Però è credere, è credere. Facciamo un po' di pausa musicale? Fai un po' di pausa. No, io volevo solo chiudere il discorso, se permetti, no? Sì. Io ti ho lasciato parlare perché comunque sei molto più preparato, io riconosco, sulla questione fiscale, su tutte queste questioni. Però, se permetti, io ho questo dubbio che l'Italia è messa, e loro lo sanno. Allora, se l'Italia domani ci fosse veramente dei governanti qui contro coglioni, di venire fuori dall'euro, facciamo un esempio, l'Europa cade, perché lo sappiamo benissimo. Perché non è caduta con la... Perché non è caduta, attenzione, non è caduta con l'uscita dell'Inghilterra? Ma sai perché? Perché l'Inghilterra aveva la sterlina. Beh, certo. E l'Europa non aveva l'euro. Eh sì. Perché se avesse avuto l'euro, l'Inghilterra, no, col cazzo usciva, certo, fuori dall'Europa. Esatto, esatto. E questo voglio dirti, capito? Cioè l'Italia non andrà mai fuori dall'euro, a meno che non si rompa qualcosa, ma di brutto. Ecco quali allora sono i miei dubbi, che noi possiamo fare tutte le, anche se la fiscalità è sovrana, anche se te la lasciano fare, perché per l'Europa l'importante è che comunque arrivi quello, arrivi 100, io ho detto 100. Ma devi capire un'altra cosa, Giorgio, è cosa che... L'Europa non gliene frega niente. Ma no, ma devi capire un'altra cosa, chi è che sostiene questa Europa in questa maniera? Sono i grandi controllori dei centri di potere, cioè le grandi multinazionali. Perché io li chiamo poteri forti. Sì, esatto, questi hanno dei lobbisti che alla mattina presto vanno nelle commissioni europee e dettano le regole. Questo vuol dire. Però se a questi lobbisti gli dai degli interessi, cioè, gli devi dare qualcosa in cambio. Cioè, beh, è ovvio. Cioè, allora, io vengo qua a Radio Iride, sì, vengo qua e do in cambio a Radio Iride, perché Radio Iride mi dà la possibilità di parlare, sì, delle notizie, degli sviluppi, degli argomenti su cui, certo, trattare, va bene? Okay. Allora, se non facessi questo, Radio Iride mi dice ascolta la porta è quella, vattene fuori dalle palle. Cioè, in cambio do questo. Sì. E do cose, cioè, che comunque sono argomenti da discutere, no, che sono comunque notizie vagliate, non sono fesserie e puttanate. Se io invece continuo a dire troiate, puttanate, roba del genere, metterei in difficoltà Radio Iride mi mette fuori. Allora io devo dire, c'è un deus do, ok? Beh, certo. Ma è nella stessa cosa l'economia. Se non puoi, però attenzione, se chi... Quella vera economia. Esatto. Ma se chi non va a governare, se chi va a governare non ha studiato la storia, e su questo sono d'accordissimo, noi abbiamo degli improvvisati che per colpo di culo sono arrivati lì. E su questo mi trovo d'accordo, perché... E allora con gli improvvisati sai cosa facciamo noi? Li bruciamo. No, no? Sai cosa facciamo con gli improvvisati? Con gli improvvisati sai cosa facciamo noi? No. Facciamo la fine del topo. Certo, perché sono incompetenti. Perché, e allora no, tanto per chiudere la cosa, sì, allora, facciamo un po' di pausa. Perfetto, allora, tu puoi fare tutte le riforme fiscali, belle, pulite, non sto qua a dire se sono giuste o sbagliate, tu puoi fare tutte le manovre finanziarie, di stabilità, leggi finanziarie, eccetera, 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 puoi presentare tutto questo all'Europa, però se tu come governante di questo cavolo, di questo paese, sei incapace, incompetente, ti massacrano e di conseguenza... È quello che ti ho detto prima! Esatto, ma allora stiamo dicendo le stesse cose. Allora, sai cosa succede? Come nella poesia della speranza, noi parliamo la stessa lingua e usiamo parole diverse. E poi ci facciamo male, ma no, e vogliamo come foglie secche al vento.
Ma no, ma è nella discussione, no? E magari io la vedo magari leggermente e dico, ho i miei dubbi, perché devi permettermi che ho dei dubbi, no? Ma quei dubbi fai le certezze. Ma io non ho dubbi, crei le certezze poi, eh? Io ho sempre detto di non avere mai certezze, però esprimo i dubbi. Ma i dubbi creano le certezze. Certo, però ti ripeto, per me, io dico sempre, Mauro, siamo qua, facciamo i confronti, tutto quanto, però c'è sempre il dubbio, perché il dubbio mi fa sì... Ovvio! Sai perché il dubbio? Perché il dubbio è crescita, è conoscenza ed è evoluzione. Sì, questo ma è il problema è che se tu però sei impreparato anche al dubbio, quando vai a un confronto, questo è un altro par di maniche. Ti massacrano. Certo, questo è un altro par di maniche. Quello che sta capitando adesso. Questo è un altro par di maniche. Quello che sta succedendo adesso. Adesso possiamo andare. Abbiamo capito, ci siamo capiti, no? Perché col confronto, con delle idee, eccetera, ci siamo capiti. Molto bene. Hai detto che abbiamo fatto il patto storico. C'era una virgola, o comunque un punto e virgola. O comunque, come diceva Totò, abbundam. Stavamo dicendo la stessa cosa, ma in una maniera diversa. Allora, noi abbiamo confermato la sottoscrizione del patto storico, cosa che non ha fatto né, non sono riuscito a fare né Moro né Berlinguer. Abbiamo fatto io e te. Abbiamo fatto il compromesso storico. Il popolo ha fatto il compromesso storico. Remember all those nights of crying.
Di nuovo in diretta, e allora vorrei leggerti un qualcosa di storia economica. Che bello! Cosa non ha funzionato? Tra il 2003 e il 2007 il valore di ogni bene saliva e indebitarsi costava solo l'1 o il 2%, così molti ricorsero ai prestiti perché il guadagno era mediamente il 10% per ogni 100 euro investiti nel mondo della finanza e non solo. Quindi era peccato avere solo 100 euro, così la gente pensò che un prestito costa solo l'1% o al massimo il 2%, perché non indebitarsi? Il cui momento, più che indebitarsi, era un investimento, nemmeno una perdita in bilancio, visto che il guadagno su 100 euro era il 10%, cioè 10 euro, e il costo del prestito era l'1 o al massimo 2 euro. Il differenziale era 9-8 euro, un differenziale positivo. Però, come ho già anticipato, qualcosa non ha funzionato e vediamo il perché. Queste cose Di Maio e Matteo Salvini non le conoscono, sono sicuro, mi taglio i capasici su questo. Stai attento, ma... Non le sanno. Le banche commerciali hanno creato denaro virtuale con l'impulso della BCE, cioè della banca centrale. Nel periodo 2003-2007 tutta l'economia mondiale offriva guadagni mai visti sino ad allora, perciò perché non indebitarsi sino alla radice dei capelli? Però rimaneva sempre un ostacolo, la garanzia. Un soggetto, una società non poteva dividere di 30-40 volte il denaro che possedeva perché le garanzie erano insufficienti. Pur di non lasciare scappare questi guadagni, le banche, con la paura di perdere profitti, accettavano gli stessi titoli come garanzia, i quali erano stati acquistati con prestiti da loro sempre emessi.
Così di fatto il cliente acquisiva gli stessi titoli che venivano emessi dalla banca, stessa erogatrice del prestito, o acquistava titoli sempre da loro consigliati. Al dunque, visto che nella maggior parte dei casi la banca era azionista dello stesso titolo, un circuito chiuso su se stesso, il sistema era destinato a fallire, ed infatti è successo questo. Un'economia non può sostenersi se alle spalle non c'è un'economia produttiva. E i salari non vengono adeguati per i consumi, è come avere la pretesa di costruire una casa senza fondamenta. In questa bolla, per gioco forza, sono stati coinvolti anche gli stati sovrani, in quanto anche loro, per far funzionare la cosa pubblica, sono stati costretti ad acquisire materie prime ad un prezzo non reale, ma forzato dalla bolla speculativa. Quindi, quando prima di tale evento, lo Stato acquistava un bene, questo aveva un prezzo, poi di seguito il medesimo bene ne aveva un altro. Perciò i governi furono costretti a emettere nuovi titoli di Stato, così facendo da non sempre più a indebitare la nazione. Poi, allo scadere di questi titoli, le strade sono due. La prima, rinegoziare il titolo medesimo, con un tasso di interesse superiore, così di fatto si innalza il debito pubblico o aumentare le tasse per meglio. Così pensano i nostri politici, arginare l'emorragia di liquidità venutesi a creare. Però anche questa strada non porta molto lontano, anzi col perdurare della situazione il circolo produttivo va in crisi, così accade e ancora accade oggi. Ecco, questo è successo. Certo, quindi in questi 4 anni, secondo il tuo punto di vista... No, secondo quello che è successo, certo. Io ho solo scritto un dato di fatto, certo, non è la mia verità. No. Diciamo, questo dato di fatto è successo in questi 4 anni, dal 2003-2007. Sì. Ok, sì. Che il 2008 sappiamo benissimo che poi... Ma la crisi inizia nel 1999. Sì, ma su questo poi il culmine, lo abbiamo sempre detto, poi il culmine di tutto ciò è successo col 2001 con le Torri Gemelle. Allora vado avanti in questa storia. Ok. Ritornando alle banche commerciali che intrapreso questo circuito, un esempio su tutte è la Deutsche Bank e la Barclays tedesca. La Barclays inglese, sì, e quella è la Deutsche Bank tedesca. Quest'ultima, nel momento di grande crisi, fu salvata dal governo inglese per non fallire. La Barclays, questo parlando. Questo salvataggio fu possibile in quanto l'Inghilterra ha una moneta propria, certo, e non adotta l'euro come con tutte le sue regole. Altrimenti la banca, meglio dire, entrambe le banche sarebbero fallite. Queste due entità finanziarie potevano vantare leverage, cioè debito, perché io si metto il termine in inglese però lo traduco in italiano. Sì. Sai che io sono italiano, anche italianissimo. Io sono veneto. Sono anche veneto io. Cioè debito 50 a 1, 1,60 a 1. Quando i livelli storicamente accettabili sono al massimo 12 a 1, con riserve obbligatorie pari al 20% del proprio capitale. Questi addirittura andavano all'1% di riserva capitale. Sì. Bene, bisogna anche pensare a una cosa molto importante. Dove erano i governi? Cosa facevano le banche centrali, cioè la BCE? Ed infine, dove stavano le varie associazioni di tutela come sindacati, rappresentanze di categoria ed altri? Se queste non hanno controllato questi istituti, e poi chi gli ha permesso di mascherare i propri bilanci senza che nessuno se ne accorgesse? Tanti interrogativi che mai avranno risposta, perché la maggior parte dei soggetti nominati facevano e fanno ancora oggi parte del gioco, un gioco diabolico che porterà alle varie popolazioni al massacro. Pensate che durante quel periodo altre banche sono fallite, gettando migliaia di persone nel baratro della disperazione. Però, sino a poco prima del fallimento, questi istituti di credito fecero dei dividendi, guadagni impressionanti, anche in questo caso che ci rimette sempre l'ultimo anello della catena. Certo. Cioè il consumatore finale. Grazie. In poche parole, noi semplici cittadini, gente disarmata e senza armi per combattere queste ingiustizie. Ecco, questo è il quadro. Poi passiamo ad altro. Tutto saliva in un'immensa bolla mondiale, in bombini, materie prime ed altro, e in questa marasma hanno cominciato a spuntare come i funghi gli hedge fund.
Cosa sono gli hedge? Sono delle carte di scommessa. Anche loro, come il leverage, cioè di 30-40 volte superiore al proprio valore. Cioè, creavano queste carte di speculazione, cioè queste carte di scommessa, dicendo che il petrolio sarebbe andato a $150 al barile. E allora, se andava a $150 guadagnavi, se invece andava a 50 perdevi. Ma perdendo, cosa hanno fatto? Hanno fottuto i risparmiatori. Certo. Perché se tu ti ricordi, il barile è andato a $40, sì, da 150 che era, perché c'erano di mezzo questi hedge fund. Hanno prima rastrellato i soldi, poi hanno fatto crollare il prezzo e hanno fottuto i denari veri. È la tipica cosa speculativa, no? Bravissimo. Che ovviamente lì fanno il bello e il cattivo gioco, come bravissimo, vogliono. Bravo. A chi si lamentava e metteva in guardia il mercato e gli organi di governo degli stati per un troppo eccessivo livello di indebitamento, quasi tutti gli economisti, soprattutto quelli a libro paga dei grossi gruppi finanziari, rispondevano di stare tranquillo, che era il mercato, quello con la M maiuscola a decidere. Certo. In quel momento, e questo uno di questi, sai chi era? Il signor Tremonti, Giulio Tremonti. In quel momento c'erano ritorni favolosi da parte di quei fondi, quindi per tale motivo la loro strategia era giusta e corretta, ma come già detto, essere mentitori patologici oggi è diventato uno sport nazionale pur di difendere i propri interessi. E qua ritorno al governo di oggi, mentitori professionisti. Perché dietro questo hedge fund c'era e c'è il trucco? E qual è? Gli investimenti fatti dai vari gestori erano e sono differenziati su vari asset azionari. Quando il fondo accusa una perdita su alcuni asset, la perdita viene accollata al risparmiatore. Quando il fondo guadagna, appaia la perdita e con un surplus, ma la perdita è già stata accollata al risparmiatore. Nel tempo, i derivati e non hanno di seguito aiutato il collasso del sistema. Pensate che molte amministrazioni pubbliche del nostro paese, comuni, province e regioni, ed anche partecipate pubbliche, sono cadute in questa perversa spirale creando buchi nei bilanci, i quali sono stati ripianati sempre esclusivamente dall'ultimo anello, il cittadino consumatore, anche qui aumentando il prelievo fiscale. E qua poi racconto la storia, profutero in arrivo, racconto la storia e vai avanti. Poi racconto altre cose. Racconto e adesso te lo dico. Eccolo qua. Allora, pagina 64 di questo libro non pubblicato, sì, dice: allora, che fare? Per non decretare la serie di fallimenti bancari, e quali per evitare sommosse sociali, sarebbero dovuti intervenire gli stati sovrani, caricando a questi ultimi ulteriori debiti, questi costituiti con l'emissione di nuovi titoli statali, quindi nuovo indebitamento popolare. Per evitare questi, i banchieri centrali optarono un'altra strada, raccomandandosi prima a Dio, perché questo? E quale fu la strada intrapresa? I banchieri centrali iniziarono a stampare soldi in quantità industriale e a darli alle banche per non farle fallire. Certo. La più grande truffa che l'umanità non abbia mai visto. In cambio ebbero bond, cioè dei volgari pagherò cambiali bancarie a lunga scadenza, addirittura hanno fatto bond a 30 anni. Perché li hanno fatti? A lunga scadenza, sperando che la situazione nel frattempo si calmasse o migliorasse. Ebbene, molti economisti sostengono che stampare molto denaro aumenta l'inflazione. E allora perché in questo caso non è successo? Anzi, i banchieri centrali diedero ordine di stampare della carta e la consegnare alle banche private, una vera truffa, la quale poté essere attuata con l'avallo dei vari governi, anche loro compromessi col sistema, tanto quanto i banchieri centrali. Questi hanno agito come la banda del grande Totò. I falsari. Esatto. Ricapitolando, alcuni signori che si sono arrogati della possibilità di stampare della carta e poi chiamarla moneta, cosa che se lo fa un semplice cittadino lo chiamano falsario, finisce in galera.
Invece questi banchieri centrali sono autorizzati, non si sa da chi, ma cosa è certa, che anche loro fanno parte del sistema che giorno dopo giorno uccidono le popolazioni delle varie nazioni, non parlo solo dell'Italia, sotterrando dei debiti, un debito che mai nessuno riuscirà a pagare, certo, e che mai al mondo sarà pagato. Nonostante questa truffa, pensate che abbiamo risolto un problema? No, anzi, lo hanno ancora più amplificato. Difatti le banche commerciali, se ancora le possiamo chiamare così, il loro vero nome sarebbe associazione delinquere. Pensate che da questo enorme imbroglio abbiamo in qualche modo avuto qualche beneficio? Pensate che il mercato si sia rinvigorito? Ebbene no! Le banche centrali hanno continuato a stampare su pezzi di carta altre scommesse, cioè altri famosi derivati e subderivati, i quali a sua volta sono stati immessi nel circolo finanziario al fine di allontanare il più possibile la scadenza del pagherò. Facendo così, hanno inondato il pianeta in un mucchio di carta senza alcun valore, che per nostra disgrazia è un valore nominale convenzionale pari, se non superiore, di 55 volte il PIL mondiale. Questo vuol dire che se per sbaglio domani mattina qualcuno li mettesse all'incasso, tutto il sistema economico mondiale crollerebbe in un solo colpo, perché nessuna di queste entità avrebbe la capacità di onorare i pagherò da loro firmati ed emessi. Certo. Questo tutti gli addetti ai lavori lo sanno, anche quegli economisti di quelle società di rating che fanno, divulgano giudizi sulla stabilità economica dei vari stati, banche e grandi imprese. Ulteriore struffa, visto che anche questi soggetti fanno parte integrale del sistema. La cosa peggiore è che sono dipendenti veri e propri del sistema, in quanto sono stipendiati da chi ha commesso questo grande crimine. Cioè, io vedi che le cose le scrivo, non è che le denuncio. No. Cioè, anche perché mi trovi assolutamente d'accordo con questo scritto che tu hai fatto, non c'è nessun problema, assolutamente, per quanto che io ne capisca poco di finanza e tutte queste cose, l'hai messa giù anche in una maniera molto semplice, che tutti le capiscano, con questo atto. Vado avanti a spiegare, questa è la storia economica. Allora, se io avessi davanti Salvini o Di Maio, queste cose non le sanno, sono sicuro che non le sanno, ma nemmeno Armando Siri le sa queste cose. Se noi parlassimo con 10 economisti diversi, noi ascolteremo 10 risposte diverse. Robert Mundell, premio Nobel per l'economia, ritiene che le attuali manovre della Fed e delle altre banche centrali ci porteranno alla rovina. Un premio Nobel lo sto dicendo, non io. Probabilmente licenzierebbe tutti i banchieri, troppo compromessi legati a doppio filo su interessi privati e non sociali. L'ha detto Robert Mundell, non l'ho detto io, premio Nobel. Invece personaggi come Mark Fobe e Peter Schiff non concordano con Mundell, anzi sostengono che l'operato in essere, Raubini, altro premio Nobel, per quanto sia pessimista, approva le politiche monetarie espansive della Fed ed è favorevole all'immissione massiccia di denaro in tempi di stimolo economico da parte dei vari governi. Martin Wong del Financial Times afferma che le nazioni che sostengono i pacchetti di stimolo nel tempo si pentiranno. Piskor critica la Fed per le azioni passate, poi approva le ultime manovre come quella del quantitative easing, ma critica i pacchetti di stimolo. Cioè, neanche questi sanno che cazzo è l'economia e sono premi Nobel, porca puttana. Cioè, a me che cazzo mi dovrebbero dare? 10 premi Nobel mi dovrebbero dare. No, stai calmo, tranquillo. No, ma io ti sto dicendo le cose come stanno, Sì, ma perché? Allora, chiediamoci. Ma poi vado avanti e se vado avanti, non è che ti metti a ridere, ti metti a piangere. Mauro, se... Facciamo un punto della situazione. Tu stai leggendo dei dati, punto.
cioè di un libro che non ho voluto pubblicare, perché è un massacro se pubblico sto libro, ma mi massacrano me, non è che mi danno il premio Nobel, mi massacrano. Certo, certo, lo sappiamo questo, no? Ma nel libro io metto anche le manovre correttive, metto. Il punto è sempre quello però, che qua abbiamo detto che ci sono delle forze che vogliono sottomettere, tu hai parlato prima... Sottomissione dei popoli. Esatto, Safra, no? Safra. Sacra? Safra. 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 Savona, Ancona, Firenze, esatto, Roma, Ancona. Safra. Quindi queste famiglie, non è solo Safra, è anche, ci sono anche altre, vogliono... Queste fanno parte di una delle 152 famiglie. Ecco, vogliono... Perché sono entrati anche i Yi adesso. Sottomissione. I Bung e i Li. Ecco, i cinesi. Sottomissione dei popoli. Per sottomettere i popoli c'è un sistema solo, unico, quello del debito pubblico. Anche se uno Stato, Italia, tanto per fare un esempio, che ha 2.000 miliardi di euro da pagare, ok, che praticamente è impossibile pagare, 2.300, quello che è, ok, che praticamente è impossibile pagare, però miliardi, 2.000 miliardi di euro, e cosa succede? Trasformano in lire, non lo lasciamo stare. Per me è una cifra, già 2.300 miliardi è già una cifra, vabbè, lascia stare. E questi servono per mettere alla gogna gli stati, per mettere alla gogna le popolazioni. No, non è solo questo, Sì, ma è la sottomissione, no? Sì. Rientra nella sottomissione. Sì. Perché non è più tanto i soldi. No, è la sottomissione dei popoli, perché chi controlla il debito controlla poi il popolo. Sì. La verità è che nessuno ha la più pallida idea di come andrà a finire. E le conseguenze porteranno ad altre manovre poco ortodosse. Il quantitative easing viene anche definito opzione nucleare. Cioè, attenzione, sono termini che nessuno dice, che però nelle stanze segrete le dicono queste cose. Cioè, il quantitative easing viene anche definito come opzione nucleare. Non solo per la sua potenza, ma soprattutto per la sua pericolosità. Quello che ho sempre detto in più riprese è che questa truffa non finirà bene. Spero tanto di sbagliarmi. Lo scrivo. Io scrivo, spero tanto di sbagliarmi per l'amore che ho per il mio paese. Però resta a noi mortali vedere come andrà a finire e a quanto male potrà produrre a tutta questa umanità. Nel caso peggiore ci beccheremo la terza guerra mondiale, cosa che reputo impossibile, perché nessuno uscirà vincitori. Anzi, avremo una dittatura mondiale e che nessuno in questo momento la vuole. Nel caso migliore avremo una crescita economica stagnante dalla durata di circa 20-25 anni, se tutto va bene, in effetti è quello che sta succedendo. È già 10 anni. Un qualcosa di simile accade in Giappone durante quello che venne chiamato il decennio perso. Nel mezzo tutto può accadere. Guardate cosa può creare la ricerca affannata del profitto e quando il denaro uccide per ogni valore di vita. La ricerca spasmodica del potere da parte di un piccolo estetto di uomini ha di fatto messo in pericolo la vita di milioni di individui, costringendoli e relegandoli a una sorta di schiavismo senza precedenti. Per fare questo hanno corrotto centinaia di individui, relegandoli al ruolo di loro camerieri. Esatto. Questi ultimi, pur di mantenere un certo agio economico e alcuni privilegi, hanno svenduto le varie sovranità popolari, firmando trattati internazionali senza mai avvisare le popolazioni. Anzi, hanno mentito, nel contempo sono diventati dei mentitori patentati. Oggi in Italia, personaggi misteriosi cercano a tutti i costi di creare un sistema bipartitico, cercando di eliminare il Senato della Repubblica.
stravolgendo la nostra Costituzione al fine di avere al loro servizio poche persone, così le possono facilmente addomesticare, spendendo il meno possibile. Un'operazione che noi popolo ce la fanno digerire come risparmio pubblico. È migliore efficienza, nulla di più falso. Ricordatevi che se manca la volontà, noi potremo avere anche una Camera dei Deputati formata da poche decine di persone e che i problemi non saranno mai risolti. Dovete pensare che il potere non ce l'ha chi crede di averlo, ma ce l'ha chi gestisce il potere, perché il potere ce l'ha chi gestisce il denaro. Certo. Perché il denaro è il vero potere. Quindi solo coloro che gestiscono il denaro sono di fatti i veri detentori del potere mondiale, un Dio diventato onnipresente in tutti i meandri della nostra società. Se noi ne usciamo succubi e prigionieri, l'inganno nell'inganno, la truffa nella truffa. Che hai da dire su questa roba? Ah, l'ultima parte che hai letto, posso semplicemente dire che sono d'accordo. Cioè il Dio denaro, quando che noi, se ti ricordi stamattina, quando hai letto quell'articolo di Granellini, no? Cosa ti ho detto io? Che oggi l'essere umano vuole essere, è avere non più essere, no? E questo racchiude in poche parole tutto quello che tu hai letto adesso, cioè praticamente l'avere. Anche se, allora, è passato attraverso anche l'uomo della strada, perché anche l'uomo della strada si sente importante nell'avere non più nell'essere, perché ha capito che ci vogliono i soldi per andare avanti, no? O per avere. Allora, i soldi... Sì, ma questa cosa, sai cosa ha fatto? Ha fatto sì che tu invece di avere uno stipendio dignitoso, come recita la nostra Costituzione, che possa mantenere te e la tua famiglia, hai uno stipendio di 850, 900, 1000 euro, top, ok? Ma questa somma è insufficiente per te e per la tua famiglia. Certo. Quindi ti hanno messo nelle condizioni di avere sempre bisogno di quell'altro. Certamente. Allora, in questo stato di necessità, tu sei un lavoratore povero e loro con questa truffa hanno creato questa nuova categoria sociale, colui che è povero anche quando lavora. Allora, è quello che abbiamo detto, no? La sottomissione dei popoli. Quando che un stipendiato, un lavoratore che fa il suo dovere e che dovrebbe avere il suo stipendio dignitoso, secondo il caro vita esistente in quel paese, ok? E lo metti in una condizione di essere povero, come hai detto te, quindi non è più uno Stato, comunque un governo che gestisce i propri cittadini, ma diventa praticamente un nemico. Allora, andiamo a vedere anche il discorso dell'Africa, no? La Cina la sta conquistando. La Cina la sta conquistando. Senza guerra, solo. Beh, è ovvio. I soldi, no? I soldi. La terza guerra mondiale sarà una questione di soldi, non di bombe o di fucile o questo che l'altro. Sarà solo una questione di soldi, solo una questione di debiti di questo che l'altro. Stiamo parlando dell'Africa, perché la Cina da una parte ovviamente sta conquistando grandi territori, dall'altra ci sono ancora queste cosiddette multinazionali, soprattutto americane, non solo, anche europee, eccetera, che vanno ad estrarre ovviamente tutto quel materiale primario che serve a puntini puntini, e alla popolazione gli viene dato praticamente un euro al giorno per vivere. Quindi si trova in una situazione, quel lavoratore africano, di dire non ho la capacità neanche emigra. E crea una società meticcia. Basta. E creiamo la società meticcia. Basta. Vado avanti. Tenete presente però, che quello che passa sotto il nome di quantitative easing è l'ultima strategia a disposizione dei banchieri centrali. Neppure loro sanno bene se possa funzionare, né quali conseguenze produrrà. Pregano ogni notte, prima di addormentarsi, se ancora ci riescono,
che tutto si possa risolvere per il meglio. Pregano pure che tutti i partecipanti alla partita stiano al gioco e che non decidano di andare ognuno per la sua strada. Se uno dei giocatori decidesse di condurre in proprio il gioco, la strategia dei banchieri centrali rischierebbe di fallire ancora prima di venire messa alla prova. Siamo vicini alla classica situazione dilemma del prigioniero. Qualche tempo fa, e ancora oggi, corre voce che la Cina sia sul punto di svalutare la propria moneta nel tentativo di sostenere le proprie esportazioni. Poi, come al solito, si sono intensificati i colloqui bilaterali e la Cina, oggi, sta pensando di potenziare il consumo interno. La possibilità del fatto di rispolverare il termine Bajor Kitty Neighbourg, chiedi la carità al tuo vicino, termina che descrive quella politica di svalutazione competitiva, come accade per molto tempo in Italia, situazione poi adottata per molti anni da quasi tutte le nazioni, la quale permise una certa sostenibilità economica mondiale. Quando una nazione era in difficoltà, le altre in qualche modo andavano in soccorso, così si riusciva a pareggiare i conti della bilancia commerciale. Poi, sempre alcuni uomini decisero, senza informare come al solito la popolazione tutta, cambiarono le cose, perché alcuni economisti, con dati incrociati in loro possesso, dissero che, e decretarono, che quella situazione fortemente in voga negli anni 30 portò ed ebbe delle responsabilità allo scoppio del secondo conflitto mondiale. Nulla di più falso. Le responsabilità sono da cercare altrove. Capito? Certo. Allora, quando ho avuto l'idea di scrivere questo libro, ho pensato molte volte a chi poteva interessare. E perché qualcuno avrebbe dovuto leggerlo. Ma dopo anni di studio e spinto da qualche amico, mi sono dato coraggio e ho iniziato. Già fin qui qualcosa avete letto e spero che sia stato interessante. Anche se sono uno sconosciuto, spero di avervi catturato l'attenzione. Questo scritto non vuole essere solo un testo di denuncia, ma di speranza. Una speranza che più delle volte ci viene tolta, facendoci piombare nella disperazione più nera, dove il sole difficilmente fa capolino. Spero nell'intento col proseguo del mio pensiero, tutto rivolto ad un futuro migliore. Ora che il capitalismo, così come precedentemente il comunismo, hanno mostrato il loro vero volto, sistema di potere per controllare i popoli, a mio avviso, dopo ciò che ho già scritto, abbiamo un vuoto di valori, moralità e soprattutto incapacità di riformare il nostro paese. Un vuoto che dobbiamo colmare velocemente per il bene delle generazioni future. Un ideale, anche se sbagliato, è un qualcosa che tende a unire i popoli, mentre senza un ideale le società tendono a disgregarsi. Costruire una nuova società nella quale vivere tutti insieme nell'armonia, gestita con parole semplici, cancellando la parola competizione e sostituirla con collaborazione. Bene, questo principio, tutti noi potremmo infondare fiducia e serenità, ciò che manca oggi. Il capitalismo e il socialismo, nel suo insieme, hanno fallito ed oggi ne paghiamo le conseguenze. Possiamo precisare che, quando alcuni uomini hanno in passato, non molto lontano, scritto alcune regole sia nell'ideale capitalistico socialista, non hanno pensato alla disgregazione sociale, ma il loro intento era di fondare nuovi modelli di vita. Però, più delle volte, questi principi erano basati esclusivamente su valori materiali, dove l'uomo era un elemento e non un principio. Se a questo, nello scorrere degli anni, aggiungiamo il potere sempre più accentuato di alcuni gruppi, vedi multinazionali, corporazioni finanziarie ed altro, stati non stati, ci accorgiamo che l'uomo scivola all'ultimo posto della scala della natura, dove diventa numero e non elemento primario.
Nelle grandi civiltà umane, i potenti di turno si impadronivano delle ricchezze prodotte dal popolo, lasciando quest'ultimo nella miseria. Purtroppo, in 6.000 anni, anche se in modi diversi, questo è sempre avvenuto come oggi. Non pensavi mica che io scrivessi cose così. No, mi stai, cioè, sono molto riflessive, soprattutto la conclusione, soprattutto... E non è concluso, perché ci no, sono... La conclusione di oggi in queste fasi. Sì, ormai siamo, esatto, siamo a mezzogiorno e tre minuti. Esatto. Volevo solo concludere, almeno dalla mia parte, che queste parole che hai letto, che ho scritto, o che hai scritto, che tua moglie ha visto che c'è il libro. Esatto. Perché tu, anche se vedi più di me questa tavola. Ma comunque. Io non vedo a livello materiale, ma ci vedo molto veramente, ho il sentire che di qualcosa di pulito. Però voglio farti una domanda, sì. Così concludi. Cioè, desidero farti una domanda, Giorgio, so che tu mi risponderai in maniera molto onesta, perché sei una persona onesta. Grazie dell'onestà. Come? Grazie dell'onestà, non ci siamo sì, mai. Sì, ma non sei uno che dice onestà, no, cioè, no, massimo, no. E dopo fa esattamente come fanno gli altri. Secondo te, le cose che tu hai sentito, che io ho letto, le hai mai sentite o viste scritte da qualche altra parte? Eh no, sinceramente no. Infatti, quello che ti stavo dicendo è che sono parole, o comunque è un scritto, che mi fa o ci fa riflettere un attimino per dire dove stiamo andando a finire. Dove questa umanità, dove andrà a finire? Il bello che tu hai dato una speranza, e dobbiamo credere in una speranza, bella o brutta che sia, uno per noi ancora e soprattutto per le giovani generazioni. Allora, se le giovani generazioni li vogliono mai distruggere, con tutte le varie porcherie che stanno venendo fuori adesso, dalla ideologia gender, al meticcio, al figlio, all'utero in affitto, a un casino veramente di porcherie, perché vogliono togliere l'umanità, perché vogliono togliere i valori veramente dell'uomo, i valori della famiglia, i valori della comunità, del stare insieme, del vivere insieme, eccetera. E se noi li lasciamo fare, loro arriveranno. Io credo che il risveglio, io li chiamo il risveglio delle coscienze, metteranno degli ostacoli a questi criminali, veramente questi sono dei criminali, questi sono dei farabutti. Perché vogliono distruggere una grande comunità, il valore della vita. Io scrivendo questo libro li denuncio. Sì, ma il valore della vita. Ma io lo scrivo. Certo, lo hai scritto. È una denuncia che fai. E lo stiamo ribadendo anche oggi nella nostra piccola radio. Non è importanza chi ci seguirà, chi ci sente, se sono uno, allora, due, ancora, cinque, dieci, cento persone. Abbiamo ancora qualche minuto e dopo finiamo. Sì. Vedi, Giorgio, tu non è che mi conosci da molto. Ci conosciamo da in un questo anno, periodo. Da un anno e qualcosa. Neanche, guarda, se devo essere sincero, ci conosciamo dall'inizio dell'anno. Con la nostra avventura. Ecco, benissimo. No, abbiamo passato un Natale, cioè io ho passato un Natale. Cioè, sì, vabbè, comunque... È un anno circa che ci conosciamo, okay. Ecco. Il discorso è questo, Giorgio. Su tutti i discorsi che abbiamo fatto, senza che io iniziassi a leggerti questo libro che non ho pubblicato, se non sbaglio, hai sentito il mio pensiero? Sì. È mai cambiato? No, ma io ti garantisco una cosa, cioè il mio pensiero, quello è, quello rimane. Cioè domani mattina, se io per sbaglio, ma deve essere un errore grandissimo,
dovessi essere eletto o senatore onorevole, e sarebbe il più grosso sbaglio della mia vita, te lo dico. Può anche succedere. No, sarebbe il più grosso sbaglio della mia vita. Cioè, io passerei momenti veramente difficili, perché sono così caparbio e testardo da buon piemontese, che sosterrei sostengo queste mie idee senza cambiare una virgola e ideologia, cioè, capito? Posso adeguarla a fatti nuovi, ma senza cambiarla assolutamente nel suo insieme. Certo, certo. E mai venderò il mio culo per un posto di guadagno. Comunque, sai, quando che vai dentro su certi meccanismi, giustamente tu dici, io vorrei fare questo, ma so che non posso, sono consapevole che non posso. Quindi preferisco stare qua nella nostra piccola radio Iridi a parlare con Giorgio. Sì, ma forse è anche più soddisfacente, sì. per certe cose. Ovvio che qua, invece di prendere soldi, ci rimettiamo i soldi. Ma sosteniamo il nostro ideale. Esatto, sostenere il nostro ideale però vuol dire, almeno per me, dare un futuro per le giovani generazioni. Allora vedi, quando anche dei ragazzi giovani vengono qua in radio e io gli chiedo queste cose e li trovo molto impreparati, per me questa cosa è disarmante. Sai perché è disarmante? Perché li stiamo cacciando in una rete, cioè li stiamo portando alla tonnara. Alla tonnara, sai cos'è la tonnara? Sì, sì. C'era a Porto Torre, c'era la tonnara. Ecco, li stiamo portando alla tonnara. Saranno tonni sacrificati. Hai capito cosa voglio dirti io? Cioè, quando li parli e questi li vedi che sono con la mente in un'altra parte, noi non siamo in grado di salvaguardarli e li stiamo portando, sono pesci che andranno alla tonnara. Con questo non è che noi ci dobbiamo arrendere. No, assolutamente. E cerchiamo di chiudere la trasmissione, perché abbiamo suonato, però adesso mettiamo un po' di musica a proposito, dopo. Aspetta, che cambio. No, lascialo là. Sì, sono belle le canzoni. Lascialo quello, che dopo arriva la Giorgia, verso l'una, e dopo alle 15 c'è un po' di calcio che sta bene. Va bene. E dalle 17-19 c'è mia figlia con un po' di musica giovanile. E questa, questa va in replica quando? Questa va in replica subito dopo, cioè dalle 19, dalle 19... No, così, ma mi sento quanto cretino sono. Allora, dalle 19 questa sera... Sai perché? Perché io mi ascolto, così mi sento quanto cretino sono. Dalle 19 fino alle 20:30 ci sarà la tua rassegna stampa. Sì, perché devo migliorare e diventare più cretino, perché così posso diventare anch'io ministro. Quindi, praticamente... Dalle 19... Oppure consigliere economico di Salvini, perché quindi, se quell'altro è economista, io sono cosa sono, secondo Einstein? Che ne so io. Quindi dalle 19 fino a 3 ore e mezza, quanto sarebbero allora? Sì, quello che è. Quello che è, 19, 21 e mezza. Perché allora si sente la rassegna stampa. C'è la rassegna stampa e c'è anche... Attenti quei due. Benissimo, dai. Okay. Salutiamo tutti. Radio Iride vi dà appuntamento... A sabato prossimo, meglio, no. Attenti a quei due. A sabato prossimo ci sarà ancora Attenti a quei due. Se non moriamo prima, attenti. Signore, che è così buono. Allora, io volevo anche dirvi una cosina. Lunedì. Però se perché mi fai fare tardi sta oggi. Ma sì, stai buono. Lunedì faccio questa trasmissione sull'ideologia gender. E vediamo cosa succederà. Va bene, dai. Okay. Auguri. Ciao a tutti. Anche perché ricordatevi bene i valori umani, i valori della famiglia. Viva la vita, perché è la cosa stupenda. Signori, colpo di scena. Il nostro Giorgio è passato cristiano cattolico. No, sono che riconosce la vita. Bene. Come fondamentale. Allora il patto storico viene ancora più sancito.